Ciao ragazzi, benvenuti su un nuovo video su Animat. Da Date. Questa volta l'ascolto è benissimissimo. E ora dove vai? Fanculo. Credo che tu l'abbia confusa. Bonnie, ascoltami. Oh, aspetta, che ore sono? Sì. Oh, mentre, che ora è? Sono le 5.59. 5.59? E lui, il guardiano! Il guardiano! Il guardiano! Ok. Ragazzi, sono io, Freddy! Oddio! Yeah, salvo! Dito. Assomiglierà a un purè di patate. Sì, come ti pare. Hello. Ok, adesso vado a cercare quel bimbo, ma dopo torno ad ammazzarmi. Sì, sì, ciao, divertiti. Ok, vediamo un po'. Non c'è nessun bambino lì. Ricontrolla. Mi stai prendendo in giro, vero? Dov'è il bambino? Dove l'hai nascosto? Cosa? Non lo so, io stavo... c'è Freddy dietro di te. Freddy? Ciao. Ciao, Freddy. Ciao, bello. Ciao, amico. Freddy, non parlare con quel tizio, è un coglione. Oh, non è possibile. Freddy sta nascondendo un bambino da qualche parte e non mi dice dove. Sai cosa significa? Non possiamo fargli la festa di compleanno. No. Sì, quindi dobbiamo trovarlo. Ha bisogno di quella torta. Freddy, parla alla ricerca. E smettila di leggere fumetti, ti stanno rincoglionendo. Inizia a pensare che non ci sia alcun bambino. E che devi controllare meglio. Va bene, stronzetto, sto venendo lì. Hello. Ma prima controllerò un'ultima volta per assicurarmi che non ci sia per davvero. Questo lavoro è troppo facile. E tu che cazzo sei? Ciao! Questa è la mia occasione per prenderlo di sorpresa. Ti ho beccato! Oh, le mie ginocchia! Beccati questo, stronzo! Grazie per il piede di porco. Foxy, ma che cazzo fai? Ma cosa vuoi? Mi annoio! Ehi, Springtrap! Cosa? Lo senti? Ma vai a farti fottere! Nardo, ma vai a farti fottere! No.
posto più terrificante. Ah! Bunny, vattene! No! Smettila! Povero! Capito? Io sono la... A me mi piace pure, poverino, quel musettino da cagnolino. Sì, ma... Guarda qui. Vattene, fottuto animatronics! Mi ha sgridato! Cosa? Nessuno può permettersi di fare una cosa del genere, mi comprerà Foxy! È il momento. Certo che questi animatronics sono proprio stupidi. Ah! No! Fottuta volpe del cazzo! Io qua non ci torno più! Finito. Quindi domani stessa ora? Sì! quello lì è sangue? Se continui a farmi certe domande sarò costretto a farti conoscere le pappe. Mamma mia, mi ha fatto proprio sotto. Sì, sì. Spero abbiate fame. La cena è servita. Oh, fantastico. Ancora pizza? Ehi, perché ti stai mettendo tutto in ghigheri? Mi sto preparando per lo spettacolo, ora che sono una grande celebrità. E ora di che cavolicchio ti stai preoccupando? Guardate, siamo in TV! Non è vero. Ma no, sciocco di un coniglio, quella non è la televisione. Quella è una telecamera di sicurezza. Però in ogni caso qualcuno ci sta guardando. Beh, potrebbe anche essere, Chica. E secondo te vorranno diventare nostri amici? Beh, che io sia dannato se Fazbear e la sua banda non vogliono farsi dei nuovi amici. Nuovi amici? Basso. Troviamo questo misterioso uomo dietro la telecamera e facciamogli il più caldo benvenuto che quattro amici possano offrire. Svegliatemi quando avete finito. Che cavolo? Ehi, Freddy, il tipo là dentro ha perso tutti i suoi peli. Ma no, amico mio, quello è un uomo. Secondo voi gli piace la pizza? Prova a richiamare la sua attenzione, Bonnie. Sembra proprio in vena di fare nuove amicizie. Beh, di certo non accetterò un no come risposta. Mi sa che ci ha chiusi fuori. Vabbè, ci abbiamo provato. Mai dire mai, Foxy! Mi scusi, signore, le andrebbe di stare un po' in compagnia? Chiedigli se gli piace la pizza! Starsene da solo. Foxy, Chica, voi cercate nell'ala est della cucina. Bonnie, io e te cercheremo nella sala centrale il magazzino. Troveremo quest'uomo e Dio mi è testimone, prima che il sole sorga ancora una volta, io mi farò un nuovo amico. Questo posto fa davvero paura di notte. Devo dire che mangerei volentieri un pezzo di pizza in questo momento. Sì, attento! Rimpianto e non aver raggiunto la seconda base. Signor uomo, non so perché l'abbia fatto, ma qualsiasi cosa accada, so che c'è qualcosa di buono in lei, anche sotto quello sguardo assassino dipinto sulla sua faccia. Deve essere molto spaventato in questo momento, ma non ha niente di cui avere paura. L'abbraccerò forte forte finché non capirà quanto importante per noi sia l'amicizia. Si è cacciato. Stai calmo, orsacchiottone. Sei sempre riuscito a farti dei nuovi amici. Non mi sembra il caso di smettere proprio stanotte. Beh, questo sì che è molto strano. Oh, Bonnie! Che diavolo ti hanno fatto, Ciccio? Parlami! Mi dispiace di esservi fatto catturare, Freddy. Almeno adesso potranno dire che sto riposando i pezzi. Amore. Diventerà un mio grande amico.
Che cavolo? Preparati per una bella dose di amicizia, sudicio sinistro, sorcio assassino, senza una sola sorella di salamandre siamesi. Ok, fammi ripetere tutta la storia per vedere se ho capito bene. Mi stai dicendo che non sono un grosso orso bruno con la benedizione della parola e di capacità intellettiva? Sì, per farla breve proprio così. Mi dispiace di aver massacrato i tuoi amici. Ah, li rimetterò a posto. Bene, ora che sai la verità, che cosa vuoi fare? Beh, per come la vedo io, quello che ho sempre voluto fare è far divertire i bambini. E se lo vuoi sapere, ora che ho scoperto di essere un robot costruito proprio per far divertire i bambini, non mi cambia nulla. E a pensarci bene, questa è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Fare quello che mi piace fare. E lo devo tutto quanto a te, Mike. Oh, dimenticavo che ora dobbiamo metterti a posto. Mettermi a posto? La politica aziendale della nostra catena prevede che tutti gli endoscheletri indossino un costume per non spaventare i bambini. So che sei nuovo e che non lo sapevi, ma dobbiamo procurartene uno il prima possibile. Freddy, tu lo sai che non sono un endoscheletro, vero? Ah, non darmela a bere, so riconoscere un endoscheletro quando ne vedo uno. Mi dispiace, Mike, è la politica aziendale. Ok, ciao ragazzi, questo è il video, mettete like, se non siete iscritti, iscrivetevi. Ciao!